Quindi la mia idea è di trasferirmi nel giro di un anno. E buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, che dite? Ricominciamo questa giornata. Ormai i miei vlog incominciano sempre dal letto, perché non mi voglio alzare. No, stamattina ammetto che sia stata un po' dura. Sono qua a Barcellona e vi porterò con me per tutta la giornata, che ovviamente non è pianificata. Io ho deciso in questo momento di prendere in mano la telecamera e portarvi con me, quindi vedremo insieme che cosa succede. E niente, a questo punto direi che è ora di alzarsi. In realtà sono sveglia anche da un po' di tempo, perché raga, come vedete, non ci sono le tapparelle, quindi immaginate che non mi sono svegliata. E quindi vamos, incominciamo questa giornata. Ammetto che in realtà questa giornata non doveva incominciare così bene, perché io tendenzialmente quando sono via non faccio colazione. Non so perché, uno, non ho voglia di solito di andare a fare la spesa quando sono in hotel. In questo caso sono in un residence, che adesso metto a posto un po' di cose e poi vi faccio vedere, perché è carinissimo. Guardate che cosa mi ha portato mio padre. Cioè, due brioche giganti. Quindi adesso ho l'imbarazzo della scelta. Non so davvero quale prendere. Forse se faccio metà e metà, io prendo quello con più crema. Guarda che buono, ma io me li mangio tutti e due, cioè. Mi potevo pensare di non fare colazione. Lo faccio. Passiamo al secondo, quello al cioccolato. Cosa c'è dentro? Mezzo pane e cioccolato e mezzo crema. Non so cosa sia. Però molto buono, anche se questo qua vince su tutto. Ok, colazione finita, purtroppo. Qua ho fatto un casino, ho sbriciolato tutto. E l'unica cosa che vorrei in questo momento è un bel cappuccino, come piace a me. Infatti prima cosa, appena usciamo, andarlo a cercare. Vi faccio vedere un attimo il residence, insomma la casetta in cui siamo. E poi direi che restauro e si esce finalmente, perché ecco, sono quasi le 11 e non abbiamo ancora fatto niente. Siamo a Barcellona, quindi non dobbiamo perdere tempo. Allora, prima di tutto, qua c'è l'entrata e ho la porta aperta. Secondo me è una buona idea chiuderla. Questa è la mia stanza. Adesso capite perché mi sono svegliata in realtà alle 7. Non ci sono le tapparelle, ci sono queste cose qua, ma entra davvero un sacco di luce. Anzi, anche la notte è illuminata sta roba. C'è la cucina. Qua dove ho fatto colazione, infatti c'è quello che è rimasto, insomma. Il terrazzino, eccolo. Cioè, io ho praticamente aperta la porta, ma chiuso il terrazzino. Non ho capito sta cosa. Ah, che freddo! Molto carino. Molto, molto carino. Ci sono anche le sdraio. Peccato che sia dicembre. Oggi è giornata stupenda. Ah, la zona in cui alloggio è Gracia. Mio padre, anche quando veniamo qua in estate, prenota sempre qua, perché boh, è molto bella, ci sono tutti i negozi e tutto il resto. Io invece preferisco più Poble Nu, che è un pochettino più spostata, più vicino alla spiaggia, perché per me l'importante in realtà è essere vicino al mare. Fate conto che da qua fino a Barceloneta è un'ora di strada a piedi, con i mezzi molto meno. Però qua a Barcellona a me piace camminare e quindi camminerò un sacco, e anche oggi cammineremo un sacco. Qua c'è il bagno, beh, è piccolino, però insomma è carino. Ed eccomi qua. E qua invece c'è la stanza matrimoniale. A questo punto direi che mi preparo e prima cosa da fare in questa giornata, cappuccino. E all'alba delle 11:30 si esce di casa, tranquilla. No dai, ho anche un po' lavorato al PC, poi me la sono presa tranquilla, dai raga, vieno in vacanza. Perché per me la mattina è ansia, cioè io apro gli occhi praticamente quando sono a casa e già penso praticamente a quello che devo fare. Procedi verso l'itinerario. Avevo impostato il navigatore, quindi ecco, stavo parlando sotto, non si sentiva niente. Comunque dicevo, almeno in vacanza va bene i video, va bene tutto, però andate più tranquilli, ecco. Nada, questo è il mio outfit. Che stile, eh? Già sento che questo cappuccino è 800 gradi, quindi... lo sapevo. A questo punto vediamo dove ci porta il cuore. Lo shopping può aspettare, prima di tutto mare. Mi sembra un sogno e sempre più convinta che Barcellona sia la mia città preferita. Non so perché, ma quando vengo qua ci sto proprio bene. A Milano, lavorando forse tanto anche da casa, in camera mia così, sono tante giornate no, poche idee, l'ambiente è poco stimolante, no? Qua è completamente un'altra cosa. Infatti mi sono portata da lavorare, però nel frattempo godo queste ore di sole. Vorrei un attimo anche raccontarvi meglio perché in realtà mi piace questa città. Chi mi segue da un po' di tempo sicuramente lo sa che io ho una fissa per
Barcellona. Ho provato, diciamo, anche andare a vivere in Spagna, qua vicino, un'oretta con l'Erasmus, ma poi per il Covid sono dovuta tornare, quindi Erasmus si è interrotto. Però sta cosa della Spagna mi è rimasta un po' qua, più che altro è un paese che mi piace molto. Barcellona in particolare, proprio a livello di clima, cioè per me è fondamentale avere il sole, sono molto meteoropatica, avere la possibilità di comunque creare dei contenuti diversi. Quindi la mia idea è di trasferirmi nel giro di un anno. Alla fine bisogna porsi obiettivi, no? Per restare motivati, e questo è il mio, tanto è vero che come blocco schermo ho una foto mia a Barcellona. Fatemi sapere voi dove andreste a vivere se poteste trasferirvi, insomma. Adesso vediamo se riesco a fare un salto in palestra dal mio amico, così ve la faccio vedere, e poi un pochettino di shopping. Nel frattempo faccio la lucertolina, che sto sulle qua, non so quando lo rivedo a Milano. Come sto girando a vuoto io oggi? Mai. Cambio di programma, shopping adesso, dopo invece vado in palestra per organizzare tutte le robe di domani, insomma. C'è da registrare un sacco, un sacco. Finalmente arrivata nella zona dei negozi. Raga, sono stanca morta, vi giuro, sono le 2. Non so quanto ho già camminato, perché il biglietto costa un sacco. Cioè io 2,40 euro per prendere la metro. O sono proprio stanca morta, devo andare in un orario, cioè preciso, da qualche parte. Sennò io sinceramente non ho voglia di prendere la metro. Già la prendo sempre a Milano. Qua davanti c'è Bershka, Stradivarius e poi per ultimo Zara. Sì, sono i miei negozi preferiti, quindi insomma io compro solo qua. Iniziamo quindi questo shopping. È la prima volta che porto una sessione di shopping sul canale. Sono un po' emozionata, devo dire. Evidentemente non ho capito che è dicembre, ho preso solo vestitini. E adesso vediamo come mi stanno. Questo qua verde mi lascia un po' perplessa, anche perché non capisco se sia da giorno o da sera. Quest'altro non so con che coraggio l'ho preso, perché aiuto. Questo sul manichino invece stava benissimo, poi l'ho provato io e lasciamo stare. Non so neanche con che coraggio sto mettendo questa clip. E finalmente invece da Stradivarius ho trovato una gonna che mi va bene. Queste cose qua, raga, non le comprerò mai, però le provo lo stesso. Per Capodanno che non so neanche ancora cosa faccio. Oh mio Dio, vi giuro che stanchezza. Ho detto non mi siedo lì sul letto, perché sennò è finita, non mi alzo più. Sono le 3, io sto morendo di fame. Shopping finito per il momento. Pensavo meglio in realtà, alla fine ho preso quel vestito verde che non mi convinceva, però alla fine ho detto ma sì, dai, prendiamolo. Poi un toppettino nero e... ah, e la gonna quella lì nera, molto bella. A questo punto è ora di mangiare qualcosa, perché davvero non ce la faccio più. Sapete quando vi calano tutte le energie di botto? Ecco che ma rimanete così, non riuscite neanche più a pensare. Altra cosa bella, che quella catena lì di Acai Bowl in cui adesso andremo sta aprendo anche a Milano. Così spenderò un sacco in Acai Bowl anche a Milano. Il momento che stavo aspettando da tutta la giornata, praticamente la mia Acai Bowl giornaliera, ragazzi, che buona. Ci ho messo dentro di tutto, tanto il prezzo è fisso, cioè è un po' costosa secondo me, perché costa 7,90 euro sta roba, però ne vale la pena. Ed eccoci qua finalmente in palestra. In realtà è una palestra privata, c'è proprio uno studio di personal training. Qua c'è il mio treppiede, ecco, adesso incomincerò a registrare qualcosa per la piattaforma, qualche esercizio della sezione gym. E dai, ve la faccio un pochettino vedere perché è molto bella. Questa sono io. Qua c'è il bilanciere, il rack, tutte le cose. Sì, raga, c'è davvero di tutto. E poi un sacco di specchi. C'è anche il piano di sotto, che c'è la zona più funzionale, se così vogliamo chiamarla. Adesso vi faccio conoscere anche David, che è il proprietario, insomma, è tutta sua. Hola David! Hola, che tal? Muy bien, tu, tutto bene? Bien, bien, trabajando mucho. Sì, lo vedo. Io devo entrenare. Vale, che va bene. Grazie. È giunto il momento anche di lavorare un pochettino al computer adesso. Infatti sono felicissima di essere finalmente seduta. Ho qua il mio secondo cappuccino della giornata, questa volta però decaffeinato. Computerino. E niente, adesso passerò 2 ore qua, poi dopo andrò a cena finalmente, così mangio qualcosa di un pochettino più sostanzioso, raga. La Acai Bowl buona, però c'ho fame. Quindi niente, adesso si lavora un pochettino per Our Fit Hub e Unifit Break, che sono i miei 2 programmi di allenamento. Ti lascio qua sotto poi tutte le info, tutto il sito, quindi ecco, trovi tutto. 2 hours later. Oh mio Dio, raga, sono davvero stanca in questo momento. Sono le 7:30. Tra mezz'oretta mi alzo e vado al ristorante. Non ho sinceramente tanta fame in questo momento, però forse mi mancano un po' di energie, perché piano piano mi sento che mi sto spegnendo. Andiamo in un ristorante buonissimo. Adesso appena finisco poi faccio vedere e ve lo anche straconsiglio, vi dico già. Il ristorante
ristorante si chiama El Glop, ce ne sono ben 3 a Barcellona. Io sono andata in quello di Zona Gracia e ve lo straconsiglio se avete voglia di paella, perché non è molto facile incontrarne una buona a Barcellona, perché non è un piatto tipico della Catalogna. E non poteva mancare la crema catalana, davvero buonissima. Devo dire che sono molto soddisfatta di questa cena. Ed eccomi qui all'alba delle 11 con una faccia da morta, raga. Sono davvero stanchissima, oggi ho camminato super tanto. Niente, ci tenevo a portarvi con me a Barcellona, sapete che mi piace tantissimo questa città, quindi abbiamo fatto anche la versione invernale del vlog. E niente, domani quindi sarà un giorno di registrazioni, spero di recuperare un attimo le forze, perché raga mi fanno male le gambe, cioè neanche dopo un allenamento gambe glutei come si deve mi fanno così male, ma anche perché sono andata in giro con le scarpe sbagliate, diciamo, belle ma scomodissime per camminare dopo un po'. E niente, vi ho detto anche che mi piacerebbe venire a vivere qua, spero che non sia troppo lontana come cosa e non sia soltanto un sogno. Io farò di tutto purché si avveri, insomma, e questa è una cosa che consiglio in realtà anche a tutti voi. Non c'è tempo da perdere, non ci sono occasioni da sprecare, cercate di fare sempre qualcosa comunque che vi piaccia. Ognuno poi ovviamente ha la sua, non deve essere per forza il fitness o andare a trasferirsi in un'altra città, ecco, dipende da ognuno di noi. Io detto ciò vado a letto, secondo me non dico neanche frasi di senso compiuto da quanto sono stanca. Come al solito, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, spero ancora a Barcellona.